Detective, e se le dicessi che Dio e il diavolo hanno scommesso? Che si stanno giocando le anime di tutto il genere umano? Le risponderei che è messo male. Mi assecondi? Nessun contatto diretto con gli umani. Questa è la regola. Pura influenza. E vediamo chi vince. Ok, la voglio assecondare. Perché? Ah, e chi lo sa? Forse per divertirsi. Chi può dirlo? Oh, per divertirsi. È divertente quando un uomo picchia la moglie a morte o quando una madre affoga il proprio bambino. E lei dice che il diavolo è il responsabile. L'uomo è cattivo, signor Constantine. L'uomo. Ha ragione. Noi nasciamo capaci di cose terribili, sì. Ma a volte capita che intervenga qualcosa che ci dà la spinta che ci serviva. Beh, è stato molto istruttivo, ma... io non credo nel diavolo. Beh, dovrebbe. Il diavolo crede in lei. Quando ero bambino, vedevo cose. Cose che gli umani non dovrebbero vedere. Cose che nessuno dovrebbe vedere. Se ti convinci di essere pazzo, te ne vuoi solo andare. Hai cercato di ucciderti? Ho più che cercato. Ufficialmente sono morto per 2 minuti. Dai retta a me, 2 minuti all'inferno sono una vita. Quando sono tornato, sapevo che tutte le cose che vedevo erano reali. Paradiso e inferno sono qui, dietro ogni muro, ogni finestra. Il mondo dietro il mondo. Noi siamo presi nel mezzo. Angeli e demoni non possono passare sul nostro piano. Così abbiamo quelli che io chiamo sangue misto. I faccendieri dell'aldilà possono solo sussurrarti nell'orecchio, ma una loro parola può darti il coraggio o trasformare il tuo piacere preferito nel tuo peggiore incubo. Quelli dal tratto demoniaco, come anche i mezzi angeli, vivono accanto a noi. L'equilibrio lo chiamano. Io lo chiamo ipocrisia di merda. Quindi quando un sangue misto infrange le regole, io deporto quel bastardo giù all'inferno.